riprendiamo un po' quelle affermazioni di ieri di Don Lorenzo Milani sulla scuola nel suo libro Esperienze pastorali. Mi dispiace per chi non ci ha seguito ieri, ma fondamentalmente ci chiedevamo come la scuola può educare alla vita, può educare alla felicità, come questa scuola, questa del nostro tempo, che ha certamente pregi, ma ci sono tanti difetti, ci sono tante cose che andrebbero riviste. Una scuola che, me lo consentite, è svuotata di umanità. E tanti docenti che hanno la vocazione di insegnare fanno fatica a trasmettere non solo le loro, diciamo, la loro materia, la conoscenza della loro materia, ma la conoscenza ai ragazzi di loro stessi, della vita, la conoscenza, ecco, del valore dell'uomo nel mondo. Fanno fatica perché, ahimè, certe impostazioni scolastiche aiutano poco, ma ci sono tanti docenti coraggiosi e allora voglio veramente dare, oltre che dire prima il mio grazie, ma dare un forte, forte incoraggiamento per continuare, perché la scuola insieme alla famiglia, insieme anche alla parrocchia, segna molto i nostri ragazzi, i nostri figli, segna molto i nostri giovani, e vederli vuoti, vederli demotivati, vederli abbandonati, soli, vedere nei ragazzi, nei giovani, lo sforzo che fanno di zittirsi invece di urlare il loro dolore, la loro sofferenza, perché vorrebbero sentirsi accompagnati. Questo fa male e dovrebbe far male a tutti. E dicevo, vale la pena riprendere un po' quello che ieri questo grande educatore come Lorenzo Milani ci ha ricordato. Voglio solo leggervi, rileggervi, ma leggere per la prima volta per chi ieri non ha seguito questa nostra trasmissione. Dice Lorenzo Milani: agli amici che mi chiedono come faccio io a fare scuola e come faccio a averla piena, dico che loro sbagliano la domanda, perché non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola. Ecco, è fondamentale. Anzitutto, questa riflessione, domandarsi di come bisogna essere per poter fare scuola, ci ricorda che il docente è un uomo chiamato a trasmettere la vita, è un uomo chiamato a far emergere ciò che i ragazzi, ciò che i giovani hanno dentro, a farli emergere, a far emergere le loro ricchezze, le loro positività, ma anche i loro difetti, per poterli aiutare ad affrontare la vita, a cercare la felicità. Io ricordo tante pagine belle lette da un mio professore di filosofia, ma ti trasmetteva l'amore, il coraggio, la forza della lotta, quando leggeva certi filosofi come Socrate, piuttosto che come Aristotele, piuttosto che come Agostino. Quindi educare alla felicità e alla vita nella scuola, chiedendosi come bisogna essere per poter fare scuola. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.